Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio. Siamo nella sede del Banco Alimentare Abruzzo e Molise di Pescara e siamo in compagnia, ovviamente lo ringraziamo, con il direttore del Banco Alimentare Cosimo Trivisani. Direttore, buongiorno, buongiorno, grazie buongiorno. Come sempre anche in questo caso per aver accolto il nostro invito. Non è la prima volta che veniamo al Banco Alimentare. Banco Alimentare, direttore, che mai come in queste settimane sta lavorando in questa emergenza sanitaria, il lavoro per voi è cresciuto notevolmente? Beh, diciamo di sì, noi non ci siamo mai fermati in questo periodo, facciamo questo da 22 anni, sicuramente sono aumentate le richieste, oramai collaboriamo con i COC istituiti nei comuni delle quattro province abruzzesi, abbiamo aiutato l'altro giorno il comune di Castelli, il comune di Isola del Gran Sasso, collaboriamo col Banco di Solidarietà di Teramo per quanto riguarda tutto l'Interland teramano, col COC di Pescara, Caritas Diocesana, con Chieti, con L'Aquila, proprio oggi ci è arrivata la richiesta dal comune, quindi siamo completamente operativi. Devo dire che la richiesta è aumentata, non sappiamo bene l'evolversi della realtà, siamo tutti qui a cercare di rispondere ai bisogni dei nostri fratelli uomini e noi ci adoperiamo per farlo al meglio. Direttore, prima di addentrarci un po' nel merito di quello che fate normalmente e di quello che state facendo invece in queste settimane di emergenza Covid, vogliamo un attimo spiegare a beneficio anche dei nostri telespettatori cos'è il Banco Alimentare e cosa fa una istituzione che, come diceva lei, è nata 22 anni fa e oltre e che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in Abruzzo e in Molise in questo caso. Beh, il Banco Alimentare nasce per recuperare lo spreco. Attualmente siamo distributori e garanti per i prodotti della Comunità Europea, ma lo siamo da 20 anni. Ci conoscono tutti per la giornata nazionale della colletta alimentare e recuperiamo dalle aziende. Fater mercoledì ci consegna 5 bancali di candeggina, alcune aziende in Abruzzo che abbiamo chiamato in questi giorni molto importanti, chi ci ha donato le mozzarelle, domani arrivano le ali di pollo, la De Cecco ci dà continuamente prodotto da destinare ai poveri. Diciamo che in questo momento stiamo cercando di assicurare un mix nutrizionale adeguato alle strutture che aiutiamo e di conseguenza alle famiglie che queste strutture aiutano. C'è da dire che il Banco Alimentare, con la donazione di un euro, riesce ad assicurare 7 kg di prodotti alimentari, l'equivalente di 14 pasti completi per i poveri e per le famiglie che in questo momento sono in fase di difficoltà. Lavoriamo in Abruzzo da 22 anni e in Molise, come abbiamo detto, assistiamo circa 30.000 persone attraverso 220 strutture caritative fatte da Caritas, Empori della Solidarietà, associazioni di volontariato, case d'accoglienza, comunità di recupero e in questo momento qua particolare le richieste ad oggi sono aumentate di circa il 20%. A proposito, direttore, di richieste, c'è stata questa crescita che era forse sicuramente prevedibile in questo periodo storico, però mi diceva prima che a differenza dei periodi normali è cambiata un po' la richiesta, chiedono prodotti e generi alimentari diversi da quelli che normalmente voi fornite in maggior numero, è vero? È verissimo, anche perché noi stiamo collaborando, come dicevo prima, con i COC dei comuni e con le mense che attualmente fanno i pasti da sport. Riuscire a recuperare qualcosa che abbia le proteine come i secondi piatti per noi è di fondamentale importanza. Noi ci adoperiamo per recuperare il secco, tra virgolette, che è quel prodotto lì che ci garantisce comunque un mix nutrizionale, però potremmo incrementarlo con quei prodotti che vanno bene per il secondo. Oggi abbiamo ritirato delle uova lesse, come dicevo prima, domani ritiriamo delle ali di pollo, le mozzarelle donate da una grossa azienda abruzzese, cioè la linea è quella lì, cioè riuscire ad assicurare un mix nutrizionale, anche perché credo che mai come in questo momento va salvaguardata la dignità delle persone che poi mangeranno questi prodotti qua. Ed è anche cambiata la nostra tipologia di intervento, perché se da un lato recuperiamo quello che per le aziende è invendibile, nel caso specifico stiamo chiedendo ad aziende di fare donazione che comunque andrebbe nella grande distribuzione organizzata
e avrebbe la stessa qualità, le stesse proteine di un prodotto appena prodotto. State incontrando, state trovando, direttore, ancora una maggiore generosità proprio in questo periodo da parte delle grosse aziende? Beh, devo dire di sì, ma non solo da parte delle grosse aziende, da parte che secondo me dalla particolarità del popolo abruzzese e molisano. In questi momenti qua tutti si danno da fare. L'unico appello che faccio è che bisogna essere anche intelligenti nel farlo. Ci sono strutture come la nostra, ma anche altre, che da anni fanno questo tipo di attività, il sostegno alimentare alle persone svantaggiate, e bisogna stare attenti a non cadere in iniziative che poi vanno anche in qualche maniera contro le prescrizioni previste dal governo. Prima parlavamo del cambiamento, diciamo, di donazione che c'è stato in queste ultime settimane, perché mi diceva sempre prima, microfoni spenti, che normalmente durante l'anno e soprattutto olio, pasta, legumi, passate di pomodoro, sono queste le tipologie di prodotti che donate con maggiore frequenza. Invece, come diceva prima, ora soprattutto in questo periodo ci sono i secondi, carne, latticini. Sì, dico di sì, i formaggi per esempio sono dei prodotti essenziali per assicurare un secondo piatto, la carne anche se meno gestibile perché è molto più particolare come tipo di prodotto, però ricevere questo tipo di donazioni in questo momento particolare è estremamente importante. Jacopo, il direttore sì. È qui a nostra disposizione, c'è guarda, qualche domanda da parte sì, tua, qualche Paolo, curiosità, sai, ci ascolta. Volevo solo una considerazione magari che puoi girare al direttore del Banco Alimentare Abruzzo, come si sviluppa in questo preciso momento, ovviamente parliamo di contingenza relativa all'emergenza, come si sviluppa il rapporto tra il Banco Alimentare e i COC, per esempio dei comuni, qual è l'attività di coordinamento, come si sviluppa il coordinamento tra le richieste ovviamente e poi l'assistenza da parte del Banco Alimentare? Certo, allora chiede Jacopo Forcella da studio, in questo momento storico particolare, come siete organizzati con i COC? Vogliamo spiegare un po' nel concreto come funziona, insomma, qual è il lavoro che fate con i centri operativi comunali? Allora, è una delle criticità che stiamo affrontando, nel senso che noi ci siamo già passati nel 2009 col terremoto all'Aquila. Riuscire ad essere coordinati, non provare a fare da soli, coordinarsi con i COC, con tutte le associazioni, le strutture che in questo momento si occupano di sostegno alimentare, fare dei tavoli appositi per questo secondo me rende più efficace e decisivo la risposta al bisogno alimentare delle famiglie, dei poveri che in questo momento ne stanno risentendo. Credo che questo sia la soluzione migliore, perché ultimamente, anche in questo weekend, dopo quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio Conte sulla questione alimentare, sono partite delle iniziative, ma molto, come devo dire, molto individualistiche, che molte volte non tengono presente e rischiano di fare un danno piuttosto che essere una risposta al bisogno effettivo. Quindi bisogna provare in tutti i modi di coordinarsi, noi come al solito diamo la nostra disponibilità, perché facciamo questo da 20 anni, abbiamo un magazzino attrezzato, abbiamo le celle frigo per il prodotto che va per il prodotto fresco, abbiamo le celle frigo per i surgelati, abbiamo 2 furgoni isotermici, abbiamo gli spazi, diamo tutta la nostra disponibilità a questi tavoli che evidentemente comunque vanno coordinati. Grazie Paolo, al scusami, direttore del Banco Alimentare. Solo sì. una considerazione flash. Ovviamente è differente la portata dei cittadini coinvolti nell'emergenza, quindi questo è assodato, è la premessa della mia considerazione. Però, visto che prima il direttore ha parlato del terremoto, del sisma di qualche sì. anno fa, io volevo chiedere in che cosa, se questa emergenza è diversa, è differente, per quale aspetto è differente, oppure se poi le emergenze in fondo, al di là dello spettro di persone che coinvolge, si somigliano un po' tutte. Certo, allora l'altra domanda da studio è che riguarda proprio la differenza del vostro lavoro, se c'è stata questa differenza di lavoro rispetto al periodo del terremoto, all'emergenza del terremoto di qualche anno fa. Oggi quali sono le differenze, se ce ne sono, o sono emergenze che dal punto di vista del vostro lavoro si assomigliano? Ma sicuramente è una situazione in evolversi.
nel terremoto, durante il terremoto c'era una provincia particolarmente colpita che era quella dell'Aquila e forse era anche molto più facile intervenire. In questo caso qua ci sono due fattori da tenere presenti. Uno sono le prescrizioni, perché innanzitutto va tutelata la salute mia, dei miei collaboratori, dei nostri volontari e delle strutture che vengono qui a ritirare i prodotti o a cui andiamo noi a portarli a domicilio. Tra l'altro, direttore, quindi, mi scusi se la interrompo, a proposito di prescrizioni, mi diceva prima che i vostri collaboratori, i vostri volontari di più di 65 anni in questo periodo non stanno venendo a lavorare qui. Beh, da voi. Li sentiamo tutti i giorni per stargli vicino, però gli abbiamo chiesto di rimanere a casa, perché secondo me è importante obbedire a quello che ci sta chiedendo il governo. E obbedendolo in maniera intelligente, noi anche qui oramai facciamo entrare una alla volta, i nostri volontari sanno che devono stare a un metro di distanza tra di loro, sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza, guanti, mascherine, abbiamo il detergente per le mani, sanno che ogni consegna che facciamo devono lavarsi le mani, puliamo, sanifichiamo tutti i giorni i nostri ripiani, i nostri carrelli elevatori, le maniglie. Questo è sicuramente qualcosa di diverso dal terremoto. In più è una situazione che, ahimè, credo che nessuno di noi possa né comprendere né capire qual è l'evolversi. Quindi comunque rispetto al terremoto, che magari è un evento straordinario, specifico, in questo evento qua affrontiamo le stesse difficoltà che ogni persona di noi sta affrontando. Grazie davvero al direttore del Banco Alimentare. I cittadini abruzzesi per sostenere o aiutare il Banco Alimentare, veramente solo un appendice, come possono fare i cittadini per sostenere e aiutare il Banco Alimentare, vogliamo ricordarlo. E certo, era anche quello che avrei voluto dire prima di salutarci, diceva il collega da studio, chi vuole aiutare il Banco Alimentare, chi vuole collaborare con voi, chi vuole dare una mano al Banco Alimentare Abruzzo e Molise, cosa deve fare, a chi deve rivolgersi, vogliamo dare anche qualche informazione di servizio, direttore? Lo dico come lo accennavo prima, dare un euro in questo momento al Banco Alimentare equivale a raccogliere e a distribuire 7 kg di prodotti alimentari, l'equivalente di 14 pasti. Non è un dato che ci siamo inventati noi, è un dato della Federazione dei Banchi Europei. Fare volontariato ci arrivano richieste continue. Vogliamo ricordare anche dove si trova il Banco Alimentare, anche l'indirizzo, una pagina Facebook, un indirizzo email. Il Banco Alimentare si trova a Pescara in via Celestino V numero 4, zona Nuovo Tribunale. Abbiamo una pagina internet che è la Banco Alimentare dell'Abruzzo, basta andare su fondazione bancoalimentare.it e cliccare su Abruzzo, dove ci sono anche tutti i riferimenti per eventuali donazioni o proposte di collaborazione. Siamo una realtà regionale, ma direi biregionale, perché aiutiamo Abruzzo e Molise e credo che è 22 anni che facciamo questo tipo di attività. Molta gente ha stima di noi. Cioè abbiamo una pagina Facebook, basta cercare Facebook Banco Alimentare Abruzzo e ci sono tutte le indicazioni, tutte le informazioni in tempo reale di quello che sta accadendo nella nostra attività in questo momento.